Benvenuti, benvenuti a quest'altro appuntamento di Pallavolo. Con me ancora Andrea Zorzi. La strana coppia. La strana coppia, stranissima. E abbiamo un grande personaggio, uno dei volti più iconici della pallavolo italiana e mondiale. Ivan Zajcev. Tra l'altro un Ivan che no, non ragazzi. È zoppicante, che non sente dolore al ginocchio, anzi ti dice di essere perfettamente in forma. È in gran forma. Benvenuto, benvenuto, prego. Grazie, grazie. Allora, sappi una cosa, che ci sono più intervistatori che ospiti stasera. Cioè, quindi a te un dritto... Infatti mi sento già messo in mezzo. Bravo. A te, ho quasi paura. A te un dritto tutto speciale. Considerando che io sono il giornalista buono, quello un po' empatico, che... E invece Pasini è quello cattivo, diretto. Ma infatti vedi che io già mi sono seduto, bravo, proiettato con le spalle verso tu, di te. Se fai così con la mano, le domande le faccio io, se fai così le fa Pasini. Giusto? Bravo. E allora, prima ci siamo trovati per fare una chiacchierata e mi ha colpito perché con Ivan ci siamo trovati, incrociati, qualche volta litigato anche, ma insomma sono cose che accadono. Alla prima domanda sul palcoscenico, come stai? La sua risposta è stata, dipende. So che avresti apprezzato, quindi... Portiamo dal dipende. Come si fa a rispondere a uno come stai da dipende? Dipende dall'argomento. Dipende da, stai da dove si vuole... Stai bene fisicamente? Fisicamente sono onestamente anni che non stavo così bene e di questo sono veramente contento. Infatti c'ho sto ghigno in faccia quando mi chiedi come stai fisicamente... Già proprio parte questa cosa, perché anche in sala pesi, che a me piace lavorare fisicamente in un determinato modo, ho ripreso a fare cose che non facevo da diverso tempo, soprattutto per le gambe. Per chi non lo sa, Ivan ha avuto un intervento al ginocchio l'anno scorso, ha dovuto recuperare un po' in fretta per arrivare in questa importante fase della playoff con la Lube, però insomma è stato un percorso un po' complicato e i tempi di recupero sono mediamente lunghi. Sì, anche perché è stato il mio primo intervento, primo e unico, spero, intervento finora, cioè finora sicuramente unico, quindi dopo non sapevo neanche come avrei recuperato, come sarei tornato, e quindi ci ho messo un pochettino di tempo, anche forzando un pochettino i tempi di recupero, però poi alla fine, adesso da 2-3 mesi Beh. Finalmente riesco ad allenarmi con costanza senza assumere farmaci di cui prima invece abusavo per riuscire a stare in campo. Quindi il dipende va bene sul lato fisico, dipende, non so come va. Quale sarebbe la domanda che sta dietro questa? Togliamoci subito il dente, perché sennò sembriamo... Vedi che sono nervoso, incrocio le mani, mi muovo, mi tocco. Vabbè, tanto è chiaro, 12 anni di nazionale sono un periodo lunghissimo. Mi stai a far funerale? No, 12 anni di nazionale però sono un periodo lunghissimo. Già me l'hanno fatto il funerale. Funerale nello sport. E ancora una piccola speranza. Perché io conoscesse Pasini, sappiate che è un uomo senza paura, ma teme la violenza fisica. No, non è bene. E in questo caso Ivan rappresenta un rischio alla sua incolumità. Tutti i giorni c'è un rischio di incolumità. Grazie per questo input, Zoe. Prenderemo nota. 12 anni per uno che l'ha vissuto come te, c'è qualcuno che ti conosce meglio, che... Tu hai dedicato veramente tantissimo alla nazionale. Essere stato col cuore, con la testa, anche con l'intervento al ginocchio, se vogliamo dire. Essere stato spettatore di questo mondiale è stato una violenza dal tuo punto di vista? No, spettatore no. Nel senso che... No, l'hai visti con affetto, signor ragazzi. Assolutamente sì, assolutamente sì. Chi dice che... avrei gufato, che sarei stato lì a fare le bamboline voodoo e tutto il resto, non mi conosce. Il cappello introduttivo che hai fatto tu dei 12 anni di nazionale per quello che ho dato alla maglia azzurra è tutto lì, si racchiude lì. Cioè, io sono italiano che ha avuto la possibilità di rappresentare i colori dell'Italia in giro per il mondo, giocando a pallavolo, facendo quello che mi piace, facendo quello che mi riesce meglio. L'ho fatto per 12 anni dando
tutto quello che avevo, forse addirittura anche più di quello che avevo, tant'è che ci ho lasciato anche un ginocchio in nazionale, e, però fa parte del nostro mestiere, è uno sport di quando si va sempre a sfiorare i propri limiti fisici, si arriva anche a dover affrontare poi dei tagliandi come li ho affrontati l'anno scorso ad agosto. Vedi che sto temporeggiando e sto girando intorno alla cosa. Basta che fai così, vieni da me con le domande. No, ma devo rispondere, non ho mai parlato. Mi ha fatto male, sì, onestamente mi ha fatto male, perché speravo e pensavo di poter far parte di quel gruppo lì. Mi ha fatto male per due motivi fondamentalmente, perché non mi è stata data la possibilità di sapere quale sarebbe stata la mia ultima partita in nazionale, e quella ognuno quando chiude un percorso crede di sapere quando sarà il suo ultimo giorno, quando uno smette per esempio, quando uno, che ne so, si licenzia da lavoro, cambia vita, c'è sempre un giorno X. A me non mi è stata data la possibilità di godermi quell'ultimo giorno. E la seconda è stata, forse per un problema mio, il non aver ricevuto una motivazione che io potessi accettare, una motivazione tra virgolette valida, perché la motivazione che mi ha dato Fefe, poi Fefe ha assolutamente ragione, perché guardando i risultati, quando si vince si ha sempre ragione quasi, quindi da quel punto di vista sono estremamente contento che finalmente siamo tornati sul tetto del mondo, siamo tornati a fare un risultato storico, la doppietta europeo e mondiale, il mondiale che mancava da 24 anni. Da 24 anni, quindi quella è una goduria che ci porteremo tutti noi italiani, perché siamo campioni del mondo. Però Fefe lì, in quella situazione lì, mi ha detto: guarda, quando sarai allenatore capirai il perché di una scelta che sembra assurda. Questa è stata la frase, quindi è per quello che poi non ho mai parlato, perché fondamentalmente non mi sento di dover essere isterico, di dover cercare di avere ragione. È una scelta che viene fatta, è una scelta che viene accettata, punto e basta, è una cosa che non si può cambiare, va bene così. Però ecco, non ti nascondo che mi avrebbe fatto molto piacere stare lì. Domanda io. Dove hai guardato le partite? Su Sky. dicevo dove intendo la tua famiglia, con i tuoi, questa cosa. Ci fa molto piacere, sono molto contento di questo, grazie Ivan. Ho apprezzato le tue telecronache comodamente dal divano di casa o dal terrazzo con la famiglia. Sì, mi ero attrezzato anche con un proiettore, con il telo. Okay. Tutto. E l'altra cosa, stamattina i ragazzi hanno usato un aggettivo per la vittoria di questo mondiale, chi ha detto commovente, chi ha detto indimenticabile, chi ha detto speciale, tanti belli aggettivi, e ci mancherebbe altro. Per te la domanda è legata ai tuoi 12 anni invece di nazionale. Se dovessi scegliere un aggettivo, un'immagine, sempre, se ricordo bene, tu non hai dato l'addio alla nazionale. No, l'ho detto prima. Lui mi avete fatto il funerale. Che... Quindi dai, prova. In teoria è chiaramente evidente che i risultati parlano chiaro. Torniamo a un tuo giudizio, quindi... un tuo oggettivo sulla tua esperienza in nazionale. Cosa useresti per raccontare questi tanti anni fatti di cose bellissime, di sconfitte più dolorose? Intense. 12 anni intensi, perché l'intensità è una parola che mi piace, che rappresenta un pochettino anche la qualità e il modo in cui si fanno le cose. Uh-huh. Puoi fare le cose lentamente così tanto per farle, oppure puoi farle con intensità. Facendole con intensità, a me personalmente implica che ci stai mettendo il tuo massimo, certo, che hai in quel momento, che poi magari può essere il massimo di quel momento, magari in quel momento il massimo è il tuo 50%, tu dai il 50%, però almeno ti senti soddisfatto, okay, di aver dato il tuo massimo di quel momento lì. In ogni anno, in ogni competizione, in ogni storia a sé, ho cercato sempre di essere
al massimo della mia intensità. È un aggettivo molto aperto, intensità, che è legato più anche alla partecipazione, alla presenza, sì, e quant'altro. Sì. Vado avanti, visto che non hai ancora fatto la domanda per Pasini, buono, poi qualche anno fa... Mi fanno aprire le mani però, No, ce l'ho un sacco. Qualche anno fa giocavi ancora a Perugia, un'annata magica per quanto ti riguarda, avete fatto il triplete e via dicendo. Abbiamo fatto un'intervista in cui abbiamo usato, forse in modo un po' esagerato, questa sorta di viaggio dell'eroe, l'eroe che corre, esce dal suo mondo. Sì, voi dovete sapere che ogni volta che ci incontriamo io e Zorro, lui cerca di diventare un pochettino il mio psicanalista. Si butta lì e cerca di scavare nel profondo. Sto facendo finta di trattarlo come tratto te. Allora, uno dei punti cardine del viaggio dell'eroe più forte di lui, vedi che si chiama la prova centrale. La prova centrale, cioè questo eroe che vive in un mondo, prende la chiamata, ne esce, conosce il nuovo mondo, ha degli amici, degli alleati, chi gli vuole bene, chi gli vuole male, chi gli spiega il mondo, poi c'è comunque la grande prova dell'eroe. E quindi la grande prova, sempre dentro la pallavolo, a cosa l'abbini nella tua carriera finora? La grande prova è stata rimanere sempre me stesso, nel senso di non farmi condizionare da fattori esterni, come mi è capitato di vedere in altre persone, non parlo dell'ambito sportivo, parlo in generale. E quando si raggiunge comunque una, tra virgolette, notorietà grazie ai risultati sportivi, il mondo un pochettino ti attacca, ti senti un po' più attaccato perché coinvolge sempre più persone, coinvolge sempre più caratteri, entri in delle dinamiche che sono nuove fondamentalmente. Assolutamente. E quindi non sai mai come affrontarle. E sono contento di aver mantenuto comunque quella strada lì. Anche perché probabilmente non riuscirei a tenerne un'altra, non riuscirei a non essere me stesso nelle cose che dico, nelle cose che faccio, nel modo in cui mi pongo, nel modo in cui sono in campo, nel modo proprio in generale. Tra l'altro Pasini dice spesso che Ivan è, tra i giocatori che lui conosce, non solo di pallavolo, quello che più degli altri ci ha sempre messo la faccia di fronte a qualunque tipo di... Ma ci ho anche sbattuto molto di più la faccia, quello sì, perché cioè, anche per tornare alla famosa storia delle scarpe che tutti quanti mi hanno chiamato e appellato con il grandissimo e bellissimo termine di mercenario, perché tutti quanti pensavano che fosse una questione di sponsor e di soldi. Io posso tirare fuori il contratto famoso con la marca a cui sono legato anche adesso, dove c'è scritta la clausola che in nazionale io sono libero di usare la scarpa che mi viene fornita dalla federazione, perché proprio sapevo com'era la policy della federazione da quel punto di vista. Quella battaglia è stata fatta soltanto per una questione per gli atleti, per i ragazzi, perché la scarpa è uno strumento di lavoro, noi ci camminiamo, ci saltiamo, tutto quanto, e ogni atleta ha le sue proprie esigenze e deve essere almeno messo nelle condizioni di poter scegliere quale attrezzo da lavoro usare, qual è l'attrezzo più comodo. E limitare la scelta mi sembrava stupido, ci ho rimesso la faccia, è successo tutto quello che è successo. A parte il fatto, aperti questa parentesi, casini, però almeno, la regola è cambiata. Però almeno credo di, in questi 12 anni di pallavolo, di aver lasciato qualcosina, di aver migliorato almeno di una piccolissima percentuale il mondo della pallavolo, spero. Poi... Ma ti sei mai pentito di aver detto sempre quello che pensavi? O molto spesso, diciamo? No, perché sono pronto ad assumermi tutte le responsabilità di quello che dico, di quello che penso, di quello che va detto. Logicamente non sono uno stupido, non dico cose esagerate, cerco sempre di mantenere un limite, anche se ultimamente è stato un po' più complicato da fare. Palle. No, non è cattiva. Che palle. 4 battute 2016, 4 battute con gli Stati Uniti, cambiano la tua vita, quella dell'Italia,
quella di quella partita, 5 battute. Precisi, no, bisogna essere precisi. Ha ragione. Ma capì? Questa è la domanda cattiva? No, aspetta. Ma questa è la domanda Marco. Solo domande cattive. Fa sempre parte del funerale quando si ricordano le cose che uno ha fatto in vita, no? Pensare al funerale non mi si addice, perché io penso sempre a un futuro migliore. Ma sei rimasto un po' prigioniero di quel personaggio, di quelle 5 battute, o sono una parte della tua vita che poi ovviamente poi ti ha... No, viene ritirata fuori spesso quella fase, ma viene ritirata fuori perché la cosa bella di quel momento lì è stata la capacità che quella squadra in quel momento lì è riuscita a trasmettere al pubblico che ci guardava. Siamo riusciti a far emozionare il pubblico. E la cosa più bella di quell'Olimpiade è stata, come ho detto diverse volte, tornare a casa e sentirsi dire grazie dalle persone per averli fatto vivere quel momento lì, per averli fatti emozionare, per averli fatti godere, per averli fatti tornare tifosi. Dal vero punto di vista della parola, quindi è quella la bellezza di quel momento lì, anche se onestamente me non vorrei anche scrollare di dosso, nel senso che è successo 6 anni fa, dovremmo aggiornare un pochettino la questione del fare emozionare il pubblico con qualche altro gesto. Il grande pubblico però rimane il grande pubblico, purtroppo la pallavolo si è vista anche durante questi mondiali, soprattutto anche il giorno dopo la vittoria, che non ha avuto un grandissimo spazio, un grandissimo risalto. Cioè io e tutti i ragazzi, tutto lo staff campione del mondo l'avrei portato in giro col pullman scoperto per tutta l'Italia a fargli la processione, tipo. E invece non è una critica a Gazzetta, perché Gazzetta è l'unica cosa positiva che ha dato un po' di spinta, però dall'altra parte, cioè svegliarsi la mattina e vedere il titoletto così, no dai, cioè campione del mondo ragazzi, è una roba grossa, quindi torniamo però, allora. Aspetta, però lì erano 5 battute, perché non sarebbero arrivate le 3 famose che hanno chiuso il set se non ci fosse stato il muro di Pippo, il muro Lanza. Di Lanza, ecco perché mi hai dedicato 5, sì. Cioè se non ci fosse stato Pippo Lanza, probabilmente quelle battute ne facevo una sola, quindi vedi che tutto quanto il cerchiolino, sì, emergo, sì, se ne è parlato, sì, le ho fatte io quelle battute, ma senza la squadra intorno io non sarei niente, quindi il contesto che fa emergere qualcuno, e spero che comunque da questo gruppo che ha vinto l'Europeo e il Mondiale piano piano emerga qualcun altro, ma sarà sicuramente quella vittoria e poi l'argento olimpico rimane per te il punto più alto della tua carriera, o ci sono altre vittorie magari anche meno importanti nella classifica del ranking, ma che tu senti ancora più già vive? Secondo me lui rosica ancora per quell'argento, occhio per oggi. Sì, nel senso che un'occasione così andava sfruttata, era tutto un momento magico, come ho sentito stamattina i ragazzi che parlavano di commovente, magico, bellissimo, lì stavamo vivendo qualcosa, però è mancata quella ciliegina sulla torta e un po' di sana rosicata ancora dentro, cioè, rimarrà a vita. Le altre, quindi perdona, la più bella vittoria e anche la più cocente sconfitta così vicina a questo punto. Sì, quindi diventa non la più bella vittoria, prevale e la sconfitta è successiva, hai ragione, prevale la rosicazia. E la più bella vittoria? Le altre vittorie ce ne sono state diverse, ce ne sono state, perché dipende sempre dallo stato mentale che uno in cui uno si trova in quel momento lì. Possono essere anche piccole cose, possono anche essere anche vittorie familiari, nel senso che torni a casa e c'è tua figlia che ti abbraccia e ti dice quanto ti vuole bene, quelle sono vittorie. Sì. Vittorie sportive, se parlavi di vittorie sportive,
l'ultima con la Lube, lo scudetto lì è stato tosto, cioè è stato l'ultimo, quello, quest'anno. L'ultimo questo qua stagione di quelle super complicate, queste faticose qua. Insulti proprio per quello, perché è stata una stagione in cui non siamo mai riusciti ad allenarci col gruppo al completo, prima mancava uno, poi mancava l'altro, poi ne mancavano due tre insieme, e quindi arrivi, sì, dai tutto, però perdi, magari esci dalla Champions, cioè perdi, siamo usciti comunque ai quarti in Champions, arrivi un pochettino, non vinci la regular season, ti presenti ai playoff con questa cosa che sì, dai, spingiamo, però c'è una sorta di ombra, una presenza oscura che ti blocca un po', però poi la cosa bella è stata appena ci siamo resi conto che il vento un pochettino era cambiato, che riuscivamo a vedere uno spiraglio della fattibilità di quell'impresa lì di vincere il terzo scudetto di fila, lì è diventato tutto molto più leggero, molto più aperto, molto più bello da vivere. Ora, dall'esterno è stato evidentissimo che una stagione molto faticosa, con atleti di super esperienza che hanno lottato con sicura difficoltà, a un certo punto hanno capito, tra l'altro sotto 2-0 con Trento in quella semifinale, lì hanno capito, e si è capito perché hanno visto gli occhi, hanno le capacità per farlo, e c'era una tale risorsa di energie che esplose in poco tempo. Tornerei un attimo alla frase che hai detto. Fefe ti ha detto: quando diventerai allenatore capirai. Diventerai allenatore? Devo fare quelle scelte che fa Fefe? Complicato. Vabbè, non me la sentirei adesso in questo momento di, allora, facciamo così, di affrontare le responsabilità. Io immagino che tu di un allenatore, però immagino che non, ti sia fatto adesso anche un po' un programma per i prossimi anni. Non lo so, il mondo della pallavolo mi appartiene, fa parte del mio sangue, mi scorrerà, penso, eternamente nelle vene, fino al funerale, quello vero. Quindi adesso non ci stavo ancora pensando a cosa fare. Una bastonata per volta, adesso è questa cosa della nazionale, poi quando smetterò... Non te Pasini allena Ivan? Non sono sicuro, potrebbe anche essere. Lui è sicuramente una delle persone più appassionate di questo sport. Cioè, magari ti servirà una spalla a fare il commentatore, a fare la lavagnetta. Ma no, figurati, quella è... Tra l'altro poi voi dovete sapere che nei tanti anni, da quando ho smesso di fare il pallavolista, una cosa che mi è chiarissima è che in base al ruolo nel quale giochi a pallavolo, ma non solo, hai più o meno possibilità di diventare un bravo allenatore. Prima regola base... Essere un grande ex giocatore non ti garantisce di essere un grande allenatore, anzi qualche volta potrebbe essere un limite, e questo lo mettiamo via. La seconda cosa è che se hai giocato da finalizzatore, come io ho fatto ma anche te, diciamo così, passi molto del tuo tempo a pensare a chiudere l'azione, a fare l'ultimo pezzo, e non sei così né impegnato né preoccupato nella costruzione dell'azione. Ecco perché i palleggiatori, guarda caso, hanno qualche chance in più, perché nella vita da atleti hanno sviluppato questa capacità di guardare il gioco. Ora io rappresento... ti reputi meno pensante di un palleggiatore? Sì, assolutamente sì. Cioè, sai, in realtà io fatto tutti i ruoli, forse no, ti manca centrale, quindi... Ti dirò anche questo, io trovo che, diciamo, così, uno schiacciatore opposto debba per davvero, se vuole fare bene il suo mestiere, limitare il campo, sì. Deve pensare a chiudere quell'azione. Dopodiché non è che uno è più ignorante, meno intelligente, ma il suo compito prevede, interviene nell'ultimo pezzo di questo processo e pensa a chiuderlo. Ora, questo non significa che un opposto non può diventare un bravo allenatore, ma sta di fatto che ha usato molte delle ore della sua vita come atleta per pensare ad altre cose. Quindi sarebbe una doppia sfida, visto che tu le sfide le ami alla follia, esatto. Potresti diventare, come dire, il primo vero grande opposto che diventa anche un grandissimo allenatore. Vedremo. Bisogna passare anche dal percorso. Sei ancora, secondo me, molto focalizzato sull'essere giocatore. Adesso hai l'ultimo anno. No, adesso c'è una nuova energia. Una nuova vita. Per fortuna sto coso. Un nuovo ginocchio. Sto coso risponde bene. C'hai quest'ansia di far vedere a te stesso che... È una questione di sfide che diceva Zorro. Sì. Una questione di orgoglio, di fare bene quello per cui sono qui, che è giocare a pallavolo. Ma nei mesi duri dopo l'intervento hai mai avuto paura di non tornare?
o... No, oddio, non era messo così male quel genere, questo ginocchio qua, onestamente era una... Di non tornare te stesso, cioè nel senso... Sì, era fondamentalmente una infiammazione che si era cronicizzata talmente tanto che non faceva effetto più nulla e avevo paura di sapere come sarei tornato perché era proprio il primo intervento che affrontavo della mia carriera e quindi era la novità di cui parlavamo prima, no? Quando affronti degli input nuovi non sai mai come devi reagire, non hai un manuale d'uso da quel punto di vista, però adesso dai. Un'altra cosa che mi hai fatto venire in mente prima, una delle frasi più abusate nello sport è non mollare mai. Never give up. Esatto, che va bene per tutte. E ci sono due persone, due tipi tipologie di sportivi. Chi lo dice, quindi se lo ripete, e chi lo fa. Per te personalmente cos'è non mollare mai? Cioè nel senso cosa fai in un momento di grande difficoltà? Pensiamo alla semifinale con Trento 2-0 o dopo l'eliminazione del Sempio. Quest'anno ne avete avuti parecchi di momenti veramente tosti. Che cos'è per te, su cosa ti concentri sul non mollare mai in una partita? Sui compagni, sull'energia che viene dai compagni, sul... L'ho scritto anche nel libro, sugli occhi, perché gli occhi non mentono, raramente mentono, non mentono mai. Quindi cerchi di guardare, anche cercare il contatto fisico con il compagno, cercando di trasmettere energia, cercando di fargli capire, guarda, io ci sono, anche se sei nella merda più totale, anche se stai facendo la partita peggiore, però... Se devi stare lì, se sei lì, devi farlo, non ti dico non mollando, perché non è un termine che mi piace, più che altro è non facendosi coinvolgere dalla negatività, dal pensiero. Io dico sempre, la bellezza della pallavolo è fare le cose istintivamente, non puoi pretendere di fare... Per esempio, un attacco dicendo prima che già l'avversario batte, dico vabbè, questa palla la tiro lì. No. Sport di situazione, no. Prima guardi quello anche, che succede. Anche se tutto perfetto, sì, ti può riuscire, può essere un'idea, però non viene, ti perdi quel meccanismo lì e lì cominci un attimino a mollare. Invece quando sei istintivamente capace di intervenire su una determinata azione, su un determinato aspetto anche caratteriale di un compagno, è tutto più bello. Però per farlo non ci devono essere preconcetti, non ci devono essere questioni di essere attori, bisogna essere se stessi, bisogna essere quelli che si è formando questa specie di amalgama che... Ricollegandomi alla nazionale, ho visto che i ragazzi hanno trovato nel corso del torneo e finalmente sono contento da quel punto di vista, perché sono riusciti a partire tra virgolette un po' arrugginiti, un po' impolverati, per poi decollare dai quarti in poi, trovando proprio, li vedevi con quella sicurezza lì, con quella tranquillità, però anche con la cattiveria. Quindi non è una questione di mollare, è una questione di trovare quella scintilla, quella cosa. Senti, speciale. Qualche anno fa si era definita l'esperienza di Ivan, quindi chiaramente un uomo sovietico, si parlava di educazione siberiana e nell'immaginario si parla quindi di uomini forti, fortissimi. Potrei trovare un altro termine in questo periodo. Sì, in questo momento in questo sì. Momento... Però meglio non andare troppo a est perché... Però adesso, mentre parlavi del fatto ciò che ti piace fare è guardare i tuoi compagni negli occhi e provare con loro a creare questa scintilla di collaborazione, ne emerge un'immagine completamente diversa rispetto a questo teorico uomo freddo sovietico. Ti senti compreso in questo tuo desiderio e tentativo di dare energia ai tuoi compagni? Non sempre, perché certe volte questa energia diventa, tra virgolette, incontrollabile. Quelli che mi conoscono da più tempo riescono a captare quel momento lì quando sto esagerando con l'energia e venire lì a dirmi, oh,
abbassa. Okay. Quindi potrebbe essere equivocata la tua energia, sì, sì, non come una ricerca di collaborazione, ma come una sorta di eccesso di egocentrismo. Sì, sì, sì. Da quel punto di vista, sì. E sei cambiato soprattutto, in questo? Soprattutto perché... No, ma è una questione di conoscenza. Le persone che mi conoscono non assolutamente sanno il perché del processo, di quello che sta accadendo in me in quel momento particolare. Altre persone che non mi conoscono e giudicano, cosa che mi fa girare abbastanza le palle, perché per giudicare tu devi conoscere tutto il quadro della situazione, non vedere soltanto... Nelle Marche dicono devi mangiare 10 kg di sale con una persona per poterla giudicare, e quindi ci vuole un po' di tempo, ci vuole prima di poter avere questo diritto, che tra l'altro non neanche da applicare. Sì, in perché è una cosa che mi piace pensare, è una cosa che cerco di fare anch'io con le altre persone. Un'altra cosa che hai detto con grandissima, devo dire, emozione, è che apprezzi il fatto che nonostante la grande popolarità sei riuscito a mantenere quello che tu ritieni è il tuo stile, la tua spontaneità. Viviamo però in un mondo effettivamente in cui l'esplosione dei social e di queste opportunità hanno davvero cambiato. Ora, io sono vecchio abbastanza da dire hanno complicato la vita. Dimmi un po' la tua posizione rispetto al fatto che tu sei il pallavolista, credo, che ha il maggior numero di follower Instagram, ma la domanda vera è: nella quotidianità la gestione di questo aspetto è più motivo di impegno, tensione o soddisfazione? No, a volte è un mix. È un mix. Diventa un impegno quando comunque devi rispettare delle scadenze, perché comunque si hanno anche delle scadenze, diventa un'opportunità, che è quella di contattare il pubblico che ti segue, che ti stima, ma anche quelli che ti odiano, perché comunque c'è nel purpurrì del mondo di internet coinvolgi tutti quanti, quindi è una responsabilità. E tu riesci a vedere, non so, nei commenti o nelle reazioni che hanno questi social, qualcosa che vada un po' più al di là di qualcosa che a me risulta essere abbastanza incomprensibile? Cioè il commento che arriva su un post per me è quasi indecifrabile, perché che sia bello rischia di essere adulazione, che sia un hater, in realtà sono solo due modalità. Tu riesci a venirne a capo un po'? Hai una sensazione tua di quello che sta accadendo? No, bisogna saper scindere le cose, perché è facile approfittare di momenti positivi per sentirsi volante, ed è facile deprimersi quando le cose sono negative, quando ti scrivono cose negative. Bisogna saper riconoscere il momento, bisogna saper anche capire il perché di quelle parole che ti vengono dette, ma soprattutto cercare anche un senso. Se determinate parole, che siano positive, che siano negative, non hanno un senso, assolutamente è meglio però scartare, bisogna scremare. Però, ripeto, però essere a contatto con così tanta gente, perché comunque noi siamo come attori a teatro, offriamo uno spettacolo, quello spettacolo, come ho detto prima, magari alle Olimpiadi di Rio in semifinale, provoca emozioni forti, in quel caso positive. Altre volte, come magari a Tokyo, che è andata discretamente peggio direi, provochi comunque sentimenti negativi, e quindi non ti devi sentire un fenomeno se sei quello di Rio, non ti devi sentire una merda se sei quello di Tokyo. Cantare vittoria e sconfitta alla stessa maniera, perché sono formidabili mentitrici, questo sì, è sicuramente molto utile. È giusto soffrire quando c'è un momento di negatività, è giusto, se no non saremmo umani. Ma nell'ultimo anno, diciamo che tu di sofferenze nel complesso, cioè è stato un anno con Drago cioè ti sei cintura nera. e senti, e questa, a me pare che ci sia una sorta di aumento dei casi in cui grandi atleti nel mondo dello sport hanno evidenziato la complessità di reggere le tante aspettative, anche perché continuo a pensare che avere un pubblico che in fondo ha accesso, non dico a te in fondo, ma che a partire è qualcosa che ti lascia addosso. Penso a Naomi Osaka, penso a tante altre persone che hanno fatto fatica a reggere. Tu cosa ne pensi di questi colleghi, in qualche modo, che hanno affrontato questa complessità che a me sembra aumentare rispetto al passato? Probabilmente sono persone anche di indole talmente tanto empatiche, mm-hmm, che poi vanno in crisi con se stessi. Però tu
sì. Sei poco empatico. No, però cerco di non andare in crisi, almeno cerco di riconoscere. Bisogna anche saper ogni tanto staccare, anche perché il mio ultimo post di social risale a prima del mondiale. Quindi per quello che non ho fatto post, ecco un'altra critica. Mi faccio la domanda di merda a posto tuo. Perché non hai fatto post durante perché il mondiale? Perché non faccio post? Perché per una questione di coerenza. Non l'ho fatto prima, non l'ho fatto dopo. Sarebbe stato troppo facile saltare sul carro dei vincitori facendo il post. Ah, bravi ragazzi, di qua di là, campioni del mondo. E non l'ho fatto prima, non l'ho fatto durante, non lo faccio dopo. A qualcuno hai iscritto? Ho mandato un messaggio a Simone, sì, personale, a tutta la squadra. Non so se lui l'ha girato o no, però comunque gli ho chiesto di girarlo. Quello sì. È una questione di coerenza, di come vengono gestiti comunque strumenti che nella società di oggi sono strumenti potentissimi. E in questa condizione di grande esposizione immagino che avere questa sorta di protezione, non dico solo familiare, ma di persone a te vicine sia ancora più importante. Aiuta tanto anche a staccare la testa, perché non puoi stare sempre lì col gas a manetta, prima o poi fondi. Quindi devi saper isolarti, devi saper ritagliarti il tuo spazio, saper fare un passo indietro e cercare di un attimino resettare tutta la cosa per poi ripartire un attimino. Ogni tanto cerco di... In questo forse questi anni di pallavolo mi hanno aiutato a capire prima, a sentire questo sentimento prima, quindi di cercare di isolarmi per resettare e ripartire. Non vorrei intuire la tua risposta, però se ti chiedessi c'è qualcosa che vorresti cambiare, di solito la risposta è non cambierei nulla, non dico la tua, ma in generale non cambierei nulla perché queste cose qua. Però secondo me ogni tanto che dire guarda, se ci fosse qualcosa da cambiare, cosa cambieresti? Vedi che ci prova sempre con l'indole psicologica, ed è solo con te, forse per l'affinità di ruolo in parte, perché lui è palleggiare. Perché con le mie domande racconto le mie debolezze, le mie fragilità e via dicendo. Però io trovo davvero che mi stai usando per cercare di capire, di guardare dentro te stesso. Sono ancora un po' indietro, devo dire, in questo processo. Dovrò frequentarlo più spesso, Ivan, così almeno... Però devo dire, c'è una cosa che mi colpisce sempre molto, che considero un regalo che tu mi stai facendo, che ci stai facendo, che di solito quando si fanno domande a degli atleti, in base anche alla abitudine che hanno a rispondere, ascoltano un pezzo della domanda, stanno già elaborando la risposta e appena finisci partono velocemente. E Ivan invece anche oggi ha ascoltato la risposta fino in fondo, ci ha pensato un pochino, che considero una cosa, un bel regalo che mi fai, perché la sensazione è che tu non stia cercando nel tuo... Non so io che sono lento, non è che faccio finta di... Vabbè, metto un attimo. Torniamo a cosa cambierei se potessi. Cosa cambierei se potessi? È il giorno che Fefe mi ha detto che non facevo parte del però non dipende, però non dipende da te. Quello lo cancellerei. Se potesse dipendere da me, sì. Però questo quello non vorrei fosse accaduto, che è un'altra roba la cosa cambierei. Cioè, faccio un esempio banale: se io penso alla mia carriera, c'è l'Olimpiade di Barcellona del 92 in cui siamo arrivati come super favoriti, abbiamo giocato da fare schifo, abbiamo giocato ed è stata terribile, pesante, pesantissima, e oberati da questa pressione che non sapevo neanche cosa fosse nella mia vita. Se io potessi cambiare un po' quella situazione lì, cioè invece di essere immerso in questa pesantezza, mi piacerebbe tanto poter cambiare il mio atteggiamento in quella fase lì. Quindi questa è una cosa che mi piacerebbe tanto cambiare, perché è una delle cose peggiori. Se con Atlanta nel 96, in fondo abbiamo fatto quasi pace, fu doloroso, un quinto set con l'Olanda, però un'Olimpiade giocata bene, sportivamente ci sta, ci provi, ci giochi. 4 anni prima invece, la nostra responsabilità per quella delusione olimpica è ai massimi livelli, perché non siamo riusciti a gestire quel momento. Ecco, per me quello nella mia carriera è quanto mi piacerebbe poter cambiare il 91 e il 92. Ma è facile dire di voler cambiare quei momenti in cui ci siamo sentiti male, che ci hanno ferito. Per me, sì, direi non cambierei nulla, fondamentalmente è così, nel senso che non mi sento così, tornando indietro, se dovessi cambiare qualcosa così forte, così
fenomeno da pensare che cambiando quella cosa poi di conseguenza tutto l'ambiente circostante, compreso me, sarebbe stato migliore in quel senso lì. Ci sta. Solo per questa questione qua non cambierei nulla. Se mi sentissi Dio, probabilmente dico, vabbè, dai, cambiamo tutto, chi se ne frega. Pasini, facci uscire da questa palude della psico più o meno... Ci bevo su perché è un casino quasi, no? Ivan è figlio di un grandissimo campione di pallavolo che ha vinto praticamente tutto con l'Unione Sovietica. Mi ha detto anche che, adesso se lo ripete se ne ha voglia, proprio perché è russo, c'è il patronimico, vero? Mm-hmm. Che significa quindi Ivan? Ivan Vyacheslavovic, figlio di Vyacheslav. Eccolo là, detto il baffo. Quanto la tua esperienza... poi secondo me è nato con i baffi, mio padre. No, te giuro, non l'ho sei mai sempre visto con i baffi. No, no, devastante. Quanto la tua esperienza di figlio ti ha cambiato come padre? Oh, però, poi sono io quello che fa le domande tra pochetto. Vedi che cioè, ci sta l'esperienza è contagiosa sta roba, eh? Ma lui può dire se avete domande vuole. Facili, ditelo, aiutateci, perché sennò qui ragazzi va a finire che... Ragazzi, usciamo, siamo tutti psicologi qua, eh? Prego. Quanto... Perché lui è un padre dolcissimo, Ivan, nonostante questa faccia ma così... Ma io non posso non esserlo, perché non ci sono quasi mai... Quindi non, beh, anche tuo padre non è che c'era spesso, voglio dire, cioè... vabbè, ma siamo diametralmente opposti, per dire. Infatti, tutta una questione di motivi e la fortuna di essere cresciuto in una famiglia così diversa, così psicologicamente diversa, così caratterialmente diversa da me. Dal momento in cui ho cominciato a sviluppare il mio proprio carattere, ho cominciato a capire come funziona il mondo e quali sono le mie priorità, mi ha dato un bel vantaggio, mi ha permesso di, credo, di essere migliore, di poter scegliere quantomeno come gestire certe situazioni. E è normale che quando si torna a casa, dicevi Zorro prima, il ritorno a casa, il circondarsi di persone, degli affetti, quello è quando torno a casa e vedo i miei figli, vedo mia moglie, è un luogo sicuro in cui tornare, ed è quello bello. E sta cambiando col tempo? No, cosa? Sta migliorando. Sì, no, certo, sempre diventa di più... Sì, diventa, infatti c'ho paura. Ho paura di questa cosa. Quanti anni hanno i tuoi figli? Quasi 8, quasi 5, quasi 3. Quasi sto salame qua, 31 ottobre fa 8 anni. Si allena con l'under 13 della Lube, logicamente pallavolo. Però fa anche nuoto. Mamma mia. Fa anche nuoto, sì, va forte anche a nuoto. Però pallavolo. Vuoi palleggiare? No, quello che è forte. da chi ha preso? Però da questo punto di vista quindi c'è già un miglioramento, perché non c'è stato il tuo, tra virgolette, trauma sportivo di dover passare per forza al ruolo di palleggiatore prima di arrivare alla tua vera natura, che è quella di schiacciare. Sì, anche quello è un'evoluzione, una miglioria da quel punto di vista tecnico. Però palleggiatore faccio. Ma tu che ricordi abbastanza schifo, eh? Che ricordi hai di quando palleggiavi? Di merda. Palleggiavi male? Mamma mia. E non ti piaceva? Ma tuttora palleggio male. No, non ci avevo la testa. Hai palleggiato per più di un anno, secondo me. È l'unica stagione, la mia grande occasione da palleggiatore giovane, di qua e di là, Latina, retrocessi con stagionata d'anticipo. I segnali sono arrivati, eh. Quindi almeno ho detto, vabbè, prossimo anno che fai? Oh, ma vuoi fare lo schiacciato? Sì. Senti, questa Lube che per la prima volta da quando è nata ha fatto una scelta voluta diversa, cioè invece che puntare su atleti già confermati, già bravi, alla fine ha fatto una scelta con molti giovani, devo dire già molto bravi, queste cose qua, però è un ambiente radicalmente diverso. Ha confessato che si sono visti 4 ore, credo, con tutti insieme. Sì. Però che idea ti sei fatto? L'idea che mi sono fatto è una questione di stimolo, di complicazione che poi diventa stimolo, sempre una questione di quasi di sfida. Quindi la Lube? La Lube che ringiovanisce, che cambia un pochettino il suo DNA mentale, con un'ottica però di tornare lì.
è una cosa, una politica aziendale che sposo in pieno, perché logicamente dopo anni che è stata la società più vincente assolutamente da diverso tempo, ha fatto nel suo massimo picco, ha detto ringiovaniamo perché tra 2-3 anni vogliamo tornare lì. Ciò non è detto che ci possiamo restare lì, quindi è quella la cosa bella di quest'anno, pur avendo tanti ragazzi giovani, pur avendo fatto una campagna acquisti diversa dagli scorsi anni, tanto vince Perugia tutto quanto, se sa quello. Ma gliel'ho detto l'altro giorno, se non vincono da almeno 3 su 4, cioè, no, non si può fare. Tanto modo di Perugia, ah. Oh, stai a gufare? No, sto a gufare. Sì, sto a gufare. Ma quindi tu credi che a Civitanova, beh, un po' cuffi, credi che a Civitanova ci sarà meno pressione quest'anno, per esempio? No. Quello DNA lì. Perché non le sconfitte, quando c'è scritta, c'è la scrittina Lube lì, devi sapere che la pressione ce l'avrai sempre e devi essere pronto ad affrontarla. Assolutamente, chi viene a giocare per la Lube lo sa, ed è quello che penso io da vecchietto posso anche trasmettere ai ragazzi giovani qualora si trovassero in difficoltà, però sono talmente giovani che secondo me con l'esuberanza, con l'energia, con la freschezza non neanche se ne accorgono. Però è bello cercare di trovare un modo per fare qualcosa di impossibile, cioè di vincere il quarto scudetto di fila, che non l'ha fatto nessuno, sbaglio? Guarda, non sarebbe male. Per me un'ultima curiosità, ma tanto lo vince Perugia. Hai giocato in tanti luoghi diversi, hai giocato in tanti paesi diversi, con un sacco di palleggiatori, spesso di altissimo livello, giochi da qualche anno con Vececco, che è considerato il palleggiatore con le migliori mani al mondo, proprio lì di gran lunga. Non è tanto un'idea di classifica rispetto agli altri, però cos'è che riesce a fare Vececco che gli altri fanno fatica a fare o che non riescono a fare? È una questione di magia, quasi magia, perché riesce a fare cose impensabili, in modi impensabili, anche in momenti impensabili. Quando entra in quel suo flow, mood di gestione della squadra, di anche divertimento personale, però non lo dà a vedere, non è quasi mai, anzi non è molto esuberante dal punto di vista caratteriale, proprio perché sta lì che cerca di trovare dentro se stesso quel flow per coinvolgere tutti quanti. Quando ci riesce, spesso ci riesce, è una cosa, è una figata giocare. Scusa, ma per te per esempio avere... è un incubo giocare anche contro. Ok, quindi non si capisce mai quello che sta. Spesso ci frega a noi, cioè, io parto per la rincorsa, ho detto no, questa non me la dà, futa, e la palla, dice, che perché non la metti giù? Poi te spiego. E un'ultima cosa, De Cecco è decisamente, come dicevamo, un atleta speciale per le sue abilità tecniche, per le tante vittorie anche, e però come tu dicevi non è uno euforico, non è uno che prende l'energia e te la rimanda, è uno che c'è il suo modo. L'energia la prende, l'energia la rimanda, però ha un suo modo più nascosto, più difficile da decifrare a volte, più difficile da captare, però adesso dopo diversi anni che lo conosco ormai lo capisco e lo interpreto da un punto di vista suo, perché ha un suo carattere, ha un suo modo di essere, che è così, e c'ha un altro modo, c'è il suo modo per esprimersi. Dai, allora... io ti ringrazio innanzitutto per questa seduta. Ma ti chiede i soldi secondo te? Capace che ti chieda anche i soldi? No, semmai lui... La prossima volta mettiamo la chaise longue qua. Devo dire, noi possiamo incontrarci ogni 2 o 3 anni al massimo, perché sono estremamente impegnative, giusto, sia per te che per perché me. Poi perché poi avete litigato, a un certo punto c'è stato un momento in cui avete litigato selvaggiamente. Allora, io ricordo quella volta, una bellissima giornata, credo di inverno, lui a Perugia, una sana spedizione verso l'occulto ci sta ogni tanto che t'arriva. E avevamo... discusso con lui e anche con sua moglie del fatto che Ivan effettivamente è assolutamente l'atleta più popolare. Io ricordo che provai a esprimere la mia posizione dicendo guarda Ivan, in realtà che la tua dimensione... No, l'hai detta male, poi hai cercato di... arrampicarti sugli specchi, hai fatto tipo gatto silvestre. Libera, la tua dimensione pubblica particolarmente evidente potrebbe avere delle ripercussioni anche nei rapporti con gli altri. La frase non fu così esplicita, disse perché Ivan è più famoso che bravo.
E lui, una coltellata faceva meno male. E lui ovviamente giustamente se la prese moltissimo. Ivan che non si segna niente, cioè non legge niente, no. Tira fuori la storia delle scarpe, sono passati 5 anni, cioè figurati. Ricordo che io guardavo la bellissima partita di finale quando Perugia vinse lo scudetto e mi par di ricordare che a pochi secondi dalla fine Ivan disse: alla faccia di quelli che dicono che sono più popolare che forti, Madonna, sta parlando con me. Ci siamo visti, non ricordo bene, dopo un po' di tempo a Roma, credo. Vabbè, qualche San Pietrino va cacciato ogni tanto dalle scarpe, sennò. Quindi io ammisi effettivamente che la mia dote non è la semplificazione, perché questi concetti complessi non hanno uno slog. Ti sta bene perché tu parti sempre questi discorsi così e dopo alla fine te perdi. Eh sì, e quella volta mi pentii molto di avere, come dire, detto una cosa così banale, poi Ivan fu così magnanimo. Vabbè, facciamo pace. Dai, facciamo pace. Un'ultima cosa, tu riesci a stare, quest'anno avrai un gruppo molto giovane vicino, ne avevi uno nel periodo che hai fatto in nazionale, riesci ad adattarti abbastanza bene ai gruppi con molti giovani, cioè ti immedesimi? Sì, perché per fortuna sin da quando ero bambino ero sempre abituato a stare in gruppi sempre diversi, costantemente diversi. Quando ero bambino, ragazzo, adolescente stavo con quelli più grandi, poi man mano che si va avanti con l'età si inverte questa curva, però è la bellezza di uno sport di squadra, è la bellezza dello spogliatoio, quando si dice lo spogliatoio, ecco, altra gente che dice: ah no, questa è una prima donna, pensa solo al culo suo, spacca gli spogliatoi e tutto il resto. Anzi, cioè, l'ultima persona a cui penso è me stesso. Cerco sempre di dare tutto quello che ho nella maniera magari sbagliata, nel modo sbagliato, nel momento sbagliato, magari sì, che magari avessi quella capacità lì di dare al momento giusto la cosa giusta a chi ne ha bisogno, però ci provo e sono fatto così. E lo spogliatoio è bello per questo, perché cerchi un pochettino di capire anche con persone che magari vedi meno fuori dal campo, cercare di capire se sono in difficoltà, per trovare un'integrità di gruppo che sia capace di poi ottenere dei bei risultati, perché ottenerli insieme nella pallavolo è la cosa più bella, e se non si ottengono insieme non si va da nessuna parte. Se ti va di partecipare come ultima cosa a questa gara tipicamente italiana di scaricare sugli altri il favore del pronostico, giusto? La Superlega di quest'anno c'è una favorita proprio. No, l'ho detto. Dai, onestamente. Giusto? Cioè, se non vincono a Perugia quest'anno. Vabbè, ma cioè. Dai. E se non vince Perugia, se non vince Piacenza. Vince la seconda squadra di Perugia. Una panchina, ragazzi. C'è una panchina. Quindi, che secondo me arrivano terzi in campionato. Stra favoriti loro. Sì, stra favoriti loro. C'è Piacenza che ci ha rubato un po' di gente. Che può dire la sua. Però Perugia è imbattibile, ragazzi. Trento, come li vedi? Trento in confronto a Perugia? No, Perugia. Perugia. Trento è una bellissima squadra, una bellissima realtà, perché ha avuto da sempre questo DNA del far crescere i giovani, del portarli, perché pensare che, a parte che la Via non gli hanno dato un premio al mondiale, da sparaglia chi ha dato i premi, assolutamente. Pensare che 2 anni fa a Modena gli dicevano che non era neanche un giocatore di A3, e dopo 2 anni questo qua è campione d'Europa, campione del mondo, io fossi lui giocando da stra giocando bene, facendo cose spettacolari. Quindi c'è questa sinergia, questa energia bella bella a Trento, e può dire anche lei la sua. Ivan, grazie mille davvero per la disponibilità. Grazie. Un gigantesco in bocca al lupo. Viva il lupo. Per la Luve, per la tua famiglia. Alla prossima occasione. Grazie. Grazie mille a tutti. Grazie.